In base al ciclo cellulare delle cellule, può essere fatta una classificazione che suddivide le cellule in base alle loro caratteristiche e in base alla rapidità con cui riescono a proliferare e a differenziarsi. Parleremo quindi di cellule stabili, labili e perenni. Le cellule labili sono attive e dinamiche, cioè sono in continua proliferazione e hanno una capacità replicativa rapida e una durata di vita breve. Quindi sono sottoposte a un continuo turnover. Sono delle cellule che procedono dalla fase G1 alla fase S e poi alla fase G2. Tra l'altro vi consiglio di andarvi a guardare il video dove spiego in breve il ciclo cellulare cliccando nel link qui in alto a destra e anche il video in cui spiego la regolazione del ciclo cellulare. Quindi dicevamo, le cellule labili possono essere le cellule del sangue, ad esempio leucociti, cellule dell'epidermide o cellule dell'epitelio intestinale. Poi ci sono le cellule stabili, che sono le cellule che hanno sì una capacità di turnover, ma nel momento in cui l'organo è formato, come nel caso del fegato, queste cellule si fermano in una fase di stabilità. Stabilità non come quiescenza metabolica, però sono comunque cellule che compiono le loro funzioni, ma sospendono solo la loro capacità proliferativa, capacità poi che riprenderà solo nel momento del bisogno, appunto. Prendiamo come esempio le cellule epatiche. Quando il fegato è formato, le sue cellule entrano nella fase G1, dove raggiungono una fase di stabilità fino al momento del bisogno, cioè fino al momento in cui dovranno arrivare ad una fase di proliferazione, in cui dovranno passare alla fase S e poi alla fase G2, per andare infine in mitosi, ovviamente, proliferare, sostituendo così le cellule morte. Quindi le cellule stabili, se stimolate, possono riprendere la loro fase proliferativa. Infatti, quando si parla di trapianto di fegato, viene spiantata solo una porzione di fegato, perché la parte mancante è in grado di rigenerarsi da sola. Le cellule perenni sono un tipo di cellule che hanno perso completamente la loro capacità replicativa. Il loro ciclo cellulare è molto statico, cioè nascono, crescono, svolgono le loro funzioni, ma non si replicheranno. Quindi le cellule perenni sono le cellule dei tessuti, di quegli organi che vengono definiti organi nobili, come ad esempio il cuore, il cervello, e sono ovviamente organi che vanno preservati. I cardiomiociti e la quasi totalità dei neuroni hanno quindi fase G0, si dice, cioè è come se fosse una fase G1 modificata. Da tale fase le cellule non riescono ad uscire, quindi non arrivano alla fase S di duplicazione del DNA, né tantomeno al percorso mitotico di separazione e divisione cellulare, ovviamente. Anche se in realtà le cellule neuronali sono un po' particolari, perché durante la vita embrionale sono cellule labili, dopo la nascita però perdono la loro capacità proliferativa e si fermano nella fase G0. In realtà però possono anche comportarsi da cellule stabili e quindi, se stimolate, possono proliferare. Pensiamo infatti a ciò che accade ai neuroni olfattivi a causa del coronavirus SARS-CoV-2. Il virus uccide i neuroni olfattivi e non si possono più sentire gli odori, però solitamente, passata la malattia, la quasi totalità dei neuroni delle vie olfattive riprende a proliferare. Invece, nel caso ad esempio di un trauma cranico pesante, ci sono dei postumi a lungo termine, perché non avviene appunto la replicazione cellulare. Per i cardiomiociti, se prendiamo come esempio una mancata vascolarizzazione del cuore, pensiamo ad esempio a quando si chiude un'arteria coronaria e non arriva più sangue al cuore, se ciò dovesse sfociare in una grave condizione, come ad esempio l'infarto, le cellule andrebbero incontro a necrosi ed esse ovviamente non potranno più essere sostituite. Questa classificazione vista finora viene chiamata classificazione di Bizzozero. Chi è Bizzozero? È un patologo, ematologo e da molti ritenuto anche padre dell'istologia,
nato nella metà del 1800. La classificazione di Bizzozero oggi anche accostata ad un nuovo tipo di classificazione che in realtà è proposta dagli anglosassoni. Tale classificazione è chiamata classificazione di Caudry, che tiene conto del vero ciclo cellulare di queste cellule. Ad esempio, le cellule labili vengono considerate come elementi intermitotici vegetativi, cioè quegli elementi che hanno una vita vegetativa e quindi una vita attiva fra due mitosi, poiché appunto le cellule nascono da una mitosi e poi termineranno il loro ciclo vitale con una loro mitosi, quindi sono a cavallo fra due mitosi, ovvero riescono a vivere in modo completo fra queste due mitosi. Le cellule stabili vengono considerate elementi post-mitotici reversibili, ovvero elementi post-mitotici che, a seguito di una mitosi, quindi a seguito della loro nascita, rimangono fermi, ma questa loro stabilità è reversibile, quindi può ripartire nel momento del bisogno. Le cellule perenni sono elementi post-mitotici fissi o irreversibili, perché a seguito di una loro nascita da una mitosi si accrescono, ma non entreranno più in mitosi e quindi rimarranno fisse nelle loro condizioni. Se il video ti è stato utile, iscriviti al canale, metti un mi piace, commenta e condividi, te ne sarei molto grato. Io ti ringrazio per la visione e alla prossima!